Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, una produzione Radio Più Roma. Mi chiamo Giovanni Battista, ma per tutti sono Gianni. Lavoro come manager in un'importante società e il mio lavoro porta ad essere molto assorbiti dall'attività, dimenticando alcuni aspetti della vita quotidiana perché apparentemente poco utili. E tra questi dare il tempo alla propria parrocchia non sembra essere prioritario, quindi quando ti viene chiesto di dare una mano, essendo molto impegnato, rispondi vorrei tanto, ma ora non posso. Poi 7 anni fa, grazie a mia figlia Beatrice e mia moglie Stefania che mi hanno spinto a farlo, ho avuto la fortuna di iniziare a partecipare in maniera attiva con il coro della Chiesa dei Santi Martiri dell'Uganda. Qui, grazie all'accoglienza che ho trovato da parte di tutti i componenti del coro, ho ripreso in mano la mia chitarra, ma soprattutto ho capito che il vorrei tanto ma ora proprio non posso può diventare un posso e devo, perché ognuno di noi ha 2000 impegni, ma c'è chi decide di dedicare del tempo per quell'attività per aiutare la comunità. È solo una questione di volontà. Con loro ho compreso l'importanza che ricopre il coro durante la liturgia, che ha il compito di essere al servizio dell'assemblea per coinvolgerla e supportarla nella preghiera, facendola diventare attiva e partecipe nel canto, permettendo a tutti di esprimersi con questa forma di preghiera senza timori, perché spesso si crede di non poter cantare durante la messa per paura di sbagliare o stonare. Invece tutti lo possono fare grazie al coro che lo rende possibile. Durante la serata del 6 novembre scorso, Monsignor Fesina ha affermato che tutti cantano la stessa musica e la diversità diventa unione e diventa chiesa. Credo che il nostro coro sia tutto questo. La cosa più bella di far parte di questo gruppo è che ci si sente come tutti appartenenti ad una grande famiglia. E come accade in famiglia, troviamo bambini, ragazzi, adulti. Non conta l'età. Si può essere alti o bassi, magri o grassi, giovani o anziani, aver cantato la Traviata alla Scala o anche solo il Giro Giro Tondo sotto casa. Il coro è una famiglia e in famiglia ci si aiuta. È come un grande puzzle. Una volta uniti tutti i pezzetti, si può vedere una bellissima opera. Beh, credo di aver avuto veramente tanta fortuna 7 anni fa, quando sono stato trascinato e adottato da questa famiglia che mi ha accolto e fatto riscoprire i valori che avevo accantonato in un angolo. Ho riscoperto la gioia di dare una mano e ho ricevuto molto, ma veramente molto di più. Chiudo ringraziando tutti gli amici del coro e soprattutto ringraziando Don Luigi, che ci ha sempre supportato e sopportato, ricordandoci sempre però l'importanza del valore dell'accoglienza, senza giudicare mai nessuno a prescindere da chi sei o da dove vieni. Del resto si dice che l'abito non fa il monaco. Vi ringrazio a tutti e vi saluto.